professor Giudice, io intanto la ringrazio personalmente per aver accettato l'invito a rispondere alle nostre domande. Non a caso abbiamo chiesto di poterla intervistare, essendo lei un cattedratico e tra l'altro è vicepresidente nazionale di tutti i professori di chirurgia plastica del SICPRE, e dunque non potevamo che chiederle, anche alla luce della querela che state seguendo ormai da diverso tempo, di fare un po' di chiarezza. Innanzitutto faccio una precisazione: non esiste il medico estetico e il chirurgo estetico, esiste il chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico, che ha preso quindi dopo 5 anni di formazione una specializzazione. Quindi è vero purtroppo che la legge italiana consente a tutti i medici, purché laureati, di fare tutto. Quindi, però attenzione, anche qui devo fare chiarezza. Ultimamente, persino gli odontoiatri, che per quanto siano dottori in odontoiatria, non sono medici, ma invece sono stati autorizzati da un'ultima legge a fare i filler. Quindi anche la legge italiana si contraddice. Quindi, tornando al fatto che noi in qualità di medici possiamo fare tutte le procedure, è logico che dobbiamo avere una certa professionalità. Io non mi metto ad asportare un rene appena laureato, questo sta nel buon senso, nella logica, anche nella deontologia di ciascuno di voi dovrebbe essere. Certo, ma anche questo è il fatto, io non capisco perché se ognuno di noi, un paziente, ha un problema purtroppo, anche di natura oncologica, no? Va su internet e va a vedere qual è il migliore specialista, qual è la migliore clinica, qual è la casistica, quali sono i risultati. Legge i forum, legge il forum, l'incombenza, talvolta va in questo ospedale invece che un altro, purtroppo ogni tanto ormai va al nord invece che al sud. Perché nel momento in cui parliamo di chirurgia estetica la gente è così superficiale? Mi perdoneranno tutte le persone a cui do questo giudizio, è superficiale. Stiamo parlando di interventi seri che possono provocare delle conseguenze dal punto di vista morfologico, dal punto di vista estetico e dunque psicologico. Ma con l'intervento di estetica, ve lo ricordo, si può anche morire, ci sono stati molte dei casi. Molte delle persone che noi abbiamo intervistato ci denunciavano proprio questa situazione. Lei ha tirato fuori un argomento molto interessante. Possono esserci delle complicanze, è chiaro che, ma sta nella logica, se io ho appena preso la laurea e mi metto a fare un intervento di chirurgia estetica, può esserci una complicanza come se lo facesse il professor Giudice. La differenza e dovrebbe essere proprio nella gestione. Nel riconoscere la complicanza, entriamo nello specifico. Le complicanze purtroppo per una legge matematica devono accadere, devono avvenire. Possono accadere anche a me. L'importanza è riconoscere subito queste complicanze e trattarle subito in ambienti idonei, cioè non puoi fare un'emorragia, un ematoma dopo un intervento a un paziente di estetica, perché queste complicanze sono uguali sia per un'appendicite, sia per una lipoaspirazione, sia per una mastoplastica additiva, sia per una rinoplastica, possono accadere. L'importante è conoscerle, trattarle immediatamente in un ambiente idoneo. Da noi purtroppo vengono spesso pazienti che sono stati maltrattati in Albania, in Turchia e anche molto spesso pazienti trattati in città. Lei mi ha fatto vedere come si muovevano alcuni suoi medici in specializzazione e mi raccontava di alcuni di loro dicendo: questi fra un anno saranno dei draghi, potranno andare nelle loro città di residenza, perché vengono, ricordiamo, da tutta Italia, e sapranno fare quello che devono fare. Certo. Ma a questo punto quanto è importante la formazione? Assolutamente, quindi non solo bisogna essere medici per quanto la legge italiana consente di fare tutto, ma bisogna per ogni professionalità, sia sanitaria che non sanitaria, anche la professionalità che non merita o necessita di una laurea, cito un imbianchino, ha bisogno di una formazione che gli specializzandi qui, ho la presunzione di dire, hanno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 giorni su 7, Natale, Capodanno. Voi vi immaginate queste persone che hanno a che fare il 31 di dicembre con un'esplosione di una mano, con un'esplosione di una faccia per cause, oppure che hanno dovuto trattare l'altra sera una gamba completamente maciullata da un trattore?
Vorrete voi mai immaginare che non saranno capaci di fare dopo una lipoaspirazione? È riconosciuto come un grande esperto nazionale in rinoplastica e su questo non ci piove. È in grado di rifarmi un naso, certo, in maniera scultorea? Ecco, diciamo ecco. Così, perché spesso vengono tirate fuori queste argomentazioni. L'iposcultore non è chi allora, fa la sempre, lipoaspirazione. Esatto, sempre facciamo chiarezza. O liposcultura o lipoaspirazione, in pratica l'intervento è sempre quello, modellare l'eccesso di tessuto adiposo che può essere asportato con meccanica, quindi una pompa aspirante, oppure distrutto con laser, con ultrasuoni. Ogni anno vengono nuove metodi, ma il concetto è questo, togliere QB, togliere il giusto, spesso si toglie troppo, quindi abbiamo dei continui dislivelli fra una zona di una coscia, fra una coscia destra e una coscia sinistra. Noi abbiamo visto delle concave e convesse che si sono messe insieme. Sì. Perché determina, oltre alla formazione, no? I miei specializzanti saranno in grado di fare una lipoaspirazione, ma anche dall'esperienza. Ognuno fa tanti interventi, poi dopo deve riuscire a farla, a prescindere da questa nomenclatura che vuole, perdonatemi, tirare fuori un po' il fumo negli occhi. Io sono liposcultura, sempre di modellamento dello strato, dello spessore del tessuto adiposo. Faccio per dire un altro esempio, io cerco di essere chiarificatore non per un medico, per la gente che ci starà ascoltando. Anch'io se dovessi fare mille giri all'autodromo di Monza, sicuramente non sarei come Leclerc, ma dopo mille qualcosa l'avrò pure imparato. Ecco perché la pratica quotidiana è fondamentale. È fondamentale la formazione, cioè la professionalità, ripeto, sia con laurea, senza laurea, è fatta da una formazione e da una pratica clinica quotidiana. Ecco che veniamo al dunque. A chi rivolgersi? Sicuramente a medici specialisti, magari soci, anzi magari assolutamente soci della SIC, perché la Società Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica Italiana, nazionale, riconosciuta dal Ministero e riconosciuta dalle società internazionali. Lei è socio di della società dell'americana, no? Quindi attenzione, apro una parentesi, io non sono per niente social, tanta gente non sa di questo mio curriculum. Se io scrivo professor Giuseppe Giudice su internet, sì, comunque viene vengo tutto inondato, il mio curriculum inondato di informazioni di, un certo di pubblicazioni tipo. Di cose, perché non si può diventare quello che sono se non hai un'esperienza. Ha scritto libri, ha fatto una grande esperienza, però lei non ha risposto alla domanda. Non sta sui social. Tornavo alla domanda della rinoplastica. Io faccio ormai da 30-35 anni la rinoplastica, ma dopo aver fatto per 10-20 anni trattato i traumi maxillofacciali, il naso per la sua peculiare posizione viene squassato in ogni tipo di trauma, con la moto, con la motocicletta, con la macchina, col casco, con la cintura, giocando a calcio. Vi pare che anch'io avrò delle complicanze nel fare la rinoplastica, ma vi pare che non saprò fare una rinoplastica o riconoscere e modificare, se ciò ho fatto pure un errore, una complicanza nel fare la rinoplastica? Sicuramente più di molti altri. Ecco perché formazione ed esperienza clinica. Cosa manca, secondo lei, professore, per riuscire a tutelare forse maggiormente tanto voi medici quanto i pazienti rispetto a certi, non lo so, colleghi che agiscono in un modo forse troppo facinoroso? Loro hanno il diritto di agire in qualsiasi modo che lei ha chiamato facinoroso. Io do un appunto, anzi un disappunto nei confronti dei pazienti. Lo ribadisco, se per avere una patologia noi andiamo a rivolgerci al miglior urologo, al miglior nefrologo, al miglior chirurgo polmonare, devono andare a guardare a chi rivolgersi, non a chi sta a internet. Perché, attenzione, internet è molto pericoloso. Se noi andiamo su internet, i profili molto spesso mostrano delle fotografie modificate, delle fotografie un pre-dopo prese con luci diverse, posizioni diverse. Anche nel fare le foto, nel presentare, noi che siamo abituati e tutti i colleghi quando presentiamo una fotografia non degna di un rigore scientifico, nell'esecuzione della fotografia, signori, attenzione. Anche quello è fondamentale.
noi siamo purtroppo punibili o criticabili dagli stessi nostri colleghi. Quindi attenzione, bisogna andare a guardare chi fa esattamente la chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, che è socio SICPRE, che lavora quotidianamente in una struttura convenzionata, sia ospedaliera sia che universitaria, può e deve lavorare in queste strutture o in case di cura ben attrezzate, strutturate. Non possono essere fatti interventi in studio. Oggi c'è... Daniela ci raccontava una delle testimonianze che abbiamo raccolto. No, la prego, come... non voglio entrare nella querela. Non la faccio entrare, ma come è possibile con buste di immondizia, con scottex e lenzuola? È chiaro che lì si può andare in setticemia, per dirlo. Sì, prima innanzitutto, sempre per chi non conosce le complicanze da una lipoaspirazione, si può avere uno shock ipovolemico da perdita di liquidi ed elettroliti. Poi si può andare a perdita di sangue, shock emorragico, persino shock settico per infezione. Ma ripeto, non mi coinvolga nella... Però nella... tecnicamente, è giusto o non è giusto? È una cosa che può causare migliorie il fatto di avere il drenaggio dopo questo genere di intervento? Il drenaggio a nella secondo... lipoaspirazione non è previsto non c'è il drenaggio. No, in un'addominoplastica sì, in un'addominoplastica sì. Naturalmente deve essere messo, deve essere controllato, cioè i pazienti hanno bisogno di essere controllati nelle immediate 24-48 ore, quindi non abbandonati. Vi ripeto, molta gente viene di notte dopo essere stato sottoposto a interventi chirurgici da altri e vengono, e quindi io come istituzione, anche se svegliato alle 2 di notte, professore, che dobbiamo fare? E devo accettare, perché innanzitutto la salute di questi pazienti, ribadisco, colgo l'occasione, la salute è più importante, le prime 24-48 ore sono fondamentali ai fini della salute del paziente, poi il risultato morfologico estetico dipende da chi lo fa. Quindi importanza, ritorno sulle complicanze, le complicanze possono e devono venire, bisogna rintracciarle e devono essere ben enunciate nei consensi. Appello. Chi non fa una cartella clinica, chi non compila dei buoni consensi informati e quindi non spiega cosa deve fare, cosa andrà incontro il paziente. O se te lo fanno firmare sul tavolo operatorio. Ecco, voi stessi, è capitato. Ora lo diciamo, e quindi devono pensare che non hanno intrapreso una corretta strada. Apro un'altra parentesi, spesso da CTU, perché per il mio ruolo sono CTU in molte cause, nella provincia di Bari, Foggia, Taranto, eccetera, trovo cartelle di interventi non compilati con consenso, con una semplice firma con su scritto rinosettoplastica, senza descrivere che cosa aveva prima, che cosa aveva dopo. Questo è fondamentale per un giudizio anche successivo. Diffidate di tutte queste persone che saranno pure brave, ma non hanno una professionalità che io richiedo oggi in tutte le procedure lavorative, sia mediche, sia non mediche, sia da persone laureate, sia da persone non laureate. Grazie professor Giudice, credo che sia stato in grado di fare molta chiarezza su diversi temi che abbiamo affrontato in questa querela. Faccio un appello, a rischiare siete voi pazienti, e quindi mi rivolgo a voi, per un intervento chirurgico di estetica indirizzatevi sempre a un medico specialistico in una struttura seria ed accreditata, non date retta alle facili sirene dei social, la chirurgia estetica è una cosa seria. Scusate, ma voglio concludere così.